Carissimi fratelli e sorelle, ecco di nuovo, guardate come passa mese per mese, ogni 22 del mese il nostro pensiero va in Libano, dove anche stamattina c'era la preghiera, come sempre, da Remo, la processione, fino alla tomba di San Chapelle. Da quel Remo, quale, diciamo, conserva una storia, da quel Remo, dove forse le pietre potrebbero dire qualcosa di cosa hanno visto, di quale amore l'hanno sentito. L'amore di San Chapelle verso Cristo. Lui, tante volte, subendo anche in difficoltà, anche fatica di essere in quella struttura dove c'era freddo, dove c'era scomodo, ma lui sceglieva ancora di più, dicendo: Signore, voglio ancora di più offrire me stesso, non voglio più neanche avere letto, voglio sdraiarmi per terra. Come se fosse questo, quando ogni volta che guardavo quel sottile materazzino che lui messo nella sua stanza, sembrava che non c'è più quel materazzino, sembrava che dorme veramente per terra, come se fosse dire: Signore, io ti adoro, ma voglio con questo gesto, anche dormendo, essere sdraiato per terra davanti a te, per i peccati, per tutto quello che nell'uomo, l'uomo oggi tanto infedele, l'uomo oggi tanto di poca fiducia, l'uomo oggi con tanta rabbia dentro, l'uomo di oggi che vuole tante cose, ma alla fine non capisce, non sa di cosa vuole veramente. Qualcuno dice: voglio guarirmi, ma non è questo. Voglio la vita quale? Voglio la vita senza malattia, voglio la vita senza la croce, voglio liberarmi. Penso che posso avere una vita senza di questo, non è possibile. Non puoi scappare dalla croce, non puoi andare via. Ecco, cari fratelli e sorelle, quando eravamo nella cella di San Chapelle, dicevo sotto la croce, sempre con lui, con Maria, la Madre Celeste, che oggi vuole discepoli suoi. Quando ho sentito in questi giorni dei messaggio molto particolare, Maria sta scegliendo i discepoli per tempi che stanno arrivando. Quelli coraggiosi, quelli sacerdoti tante volte disprezzati, quelli sacerdoti tante volte che sono visti dagli altri, qualche volta da gerarchia alta, di quelli che non contano niente, nulla, di quelli che credono ancora l'esistenza del diavolo, ma quanto l'uomo già perso di questo credere, dicendo: non esiste più male, il male c'è solo l'uomo, l'altro l'uomo, con la violenza, con parola, con... ma non credono più che esiste lo spirito, Satana, che ispira di fare male, che tante volte vuole prendere l'uomo e distruggere prima quello che prende, ma aspetterà prima di farla. Invece tramite, come usando strumento diabolico, strumento, tante volte l'uomo diventa, quando non riapre gli occhi, perché alla fine distrugge tutti intorno, in qualunque parte si trova. E noi oggi vediamo chiaro in tante famiglie proprio è così. C'è una distruzione, anzi autodistruzione della famiglia,
cari fratelli e sorelle, a quanto vediamo di quello che sta accadendo. Ma noi vogliamo essere liberi, liberarci, Signore, dalla croce, dalla passione. Ma quale vita vuoi? Ecco, Saint-Germain ci sta rispondendo oggi. Prima di mezzogiorno, prima che dovevamo celebrare insieme, così posso dire, con Don Taddeo che ci ha assistito, l'esorcismo di oggi. Posso dirvi, ero lungo tempo qui, ero da solo, e poi mi sono spostato nella cella di Saint-Germain, ma non mi veniva niente tanto di fare preghiera. Stavo un po' così dentro con un peso interiore. Ma dicevo, Saint-Germain, dimmi qualcosa. Ecco, fra poco arriveranno quelli che hanno bisogno di essere liberati, che hanno bisogno di avere un sollievo. Dimmi qualcosa. Cosa devo fare? Niente. Ma quel silenzio era il silenzio che mi portava la pace, che mi portava una sicurezza, che non devi essere preoccupato tu, il Signore lo farà, basta che ci sei, basta che vuoi, basta che tu vuoi essere suo strumento. Ecco, alla fine l'ho baciato le mani della statua di Saint-Germain dicendo, basta Signore, io non penso più, lo voglio tutto mettere nelle tue mani, pensaci Gesù tu. Ecco, oggi cari fratelli e sorelle, che siamo proprio così vicino, e domani ricorderemo anche Santo Padre Pio, che sono proprio queste due finestre qui nella nostra finestra, nella nostra vetrata, quella di colori, due santi, Saint-Germain, Santo Padre Pio. Ma tutti e due hanno capito che sono strumento del Signore, hanno capito, e tu devi capire, anche dico a Nina e altri che vivono tra vicino malati, sei strumento. Da qualunque parte dove Dio ti ha dato tuo compito, o ci sei in famiglia, o sei in altro posto, in qualunque, tu sei strumento di Dio, ma devi portare questo che Dio ti ha dato, l'amore nel tuo cuore, il perdono nel tuo cuore. Ma vero? Cari fratelli e sorelle, devi invece anche essere sempre pronto di offrire. Ma oggi anche riflettevo di questo veramente grande incontro invisibile, ma con la voce, quando mamma di Saint-Germain, la sua madre, che conosciamo la storia, era già anziana e sapeva che giorni contava giorni, sapeva che dentro di lei c'era la voce che non vivrai ancora lungo. Per quello decide la mamma da Beccafra di spostarsi qualche ora con Pullman, di arrivare a Naia e poi salire a piedi vicino all'eremo, dove era vivo ancora Saint-Germain. Ma stavo pensando anche oggi, prima di questa Santa Messa, quando mamma stava salendo sopra, sapendo, Signore, grazie che mi fai vedere l'ultima volta mio figlio Giuseppe, mio figlio Charbel, che cosa pensava dentro? Pensava sicuramente, Signore, ultima volta, ma voglio lasciare il mio sguardo, il mio amore, che lui deve sapere quanto amo. Ma quando è arrivata vicino a Eremo, mamma di Saint-Germain,
voleva entrare, bussando alla porta. Mentre c'è Saint-Germain, sapeva che c'è la madre. Forse non doveva neanche aprire la bocca. Forse non doveva dire niente. Ma lui sentiva dentro che c'è l'amore grande anche vicino a quella porta. Quell'amore come madre offre a suo figlio e sua figlia. Ma l'amore è entrato dentro, anche se la porta era chiusa. L'amore è entrato dentro. Cari fratelli e sorelle, l'amore entra dentro. Anche quando pensiamo che qualcuno ha chiuso il cuore, ma l'amore, se c'è, resterà, entrerà, solo questione del tempo. Ecco la madre di Saint-Germain che era fuori, ma anche dentro. Ma lui disse: mamma, mamma, io lo so che tu ci sei, ti farei entrare, ma invece dobbiamo anche quello offrire per quelli che non amano, per quelli che non desiderano di essere insieme, per quelli che hanno dimenticato che l'amore è più grande dono. Non apre la porta, disse: mamma, offrirò quello, ci vediamo in paradiso, ma io so che tu sei viva, ci vediamo in paradiso. Ecco, Saint-Germain nel silenzio disse giorno per giorno a me e a te: da questo eremo, dall'eremo di Sarnaia, da qualunque parte, Saint-Germain ripete continuamente nel silenzio del cuore: c'è paradiso, ci vediamo, devi essere forte, non abbassare il tuo volo, devi volare, devi essere forte di combattere di quello che circonda te, che ti porta al mare. Ma vince Cristo, vince Gesù sempre. Ecco, cari fratelli e sorelle, di quello che parlo. Vive, sempre vive madre, ma soprattutto lei, Maria, che ci sta guardando, lei che già da tempo bussa nei nostri cuori, lei che sta in attesa davanti nostre case, senza altro, davanti ogni portone della casa. Ma se tu sei dentro, che hai la fede, anche se tuoi figli, tuoi nipoti e quelli tuoi vicini non aprono la porta, tu devi essere consapevole che per tua fede, per tuo amore, lei sta entrando. E prima o dopo ci sarà il cambio, qualcosa diverso. Fra qualche giorno, 30 settembre, fra qualche giorno arriverà di nuovo anniversario della morte di mia madre Barbara. 2007, cari fratelli e sorelle, quando mia mamma muore, ma proprio altro ieri mi sono svegliato alle 6:30. Mi ha svegliato lei, sono sicuro, perché ho sognato come realmente la mia chiesa, dove sono stato battezzato a Mienovic, come se fosse la Madonna mi sveglierei, da dove parti con questa immagine. Nella mia parrocchia, dove io ho celebrato prima messa, erano tanta gente, ma io ho visto me stesso, stavo predicando, e poi andavo verso la gente in chiesa, ma in prima panchina vedo mia madre, tutta bella, tutta fresca, sorridente. Ma io in quel sogno
di solito non mi ricordo, l'altro ieri mi ricordo bene, dico: mamma, tu sei viva, sei qui? Sì, sempre viva. Allora io, come curioso, dico: mamma, sei in paradiso, dimmi com'è il paradiso, raccontami. Ma lei sorrideva, nel suo volto mi raccontava quanta bellezza è di là. Ma risposta non mi ha raccontato, solo ho detto le frasi: non ti posso dire niente, nulla, non mi è permesso, non mi è permesso. Ma quel sogno, quella madre mia, la madre nostra, celeste madre, che ci sempre lascia qualche segno, deve restare per sempre. E io oggi condivido con voi per dire: ecco, la vita non finisce mai, abbiamo la vita in Cristo, la vita eterna. Amen. Adesso ci alziamo.